Come ottenere Bitcoin gratis in 5 modi diversi? Ti sei mai chiesto come fare ad avere sempre più Bitcoin? Magari non riesci a comprarne uno intero, anche perché al momento costa circa 30.000 euro, non sono affatto pochi. O magari vorresti avere più Bitcoin di quanti ne hai, magari ne hai 0,01, vorresti arrivare a 0,1. Bene, in questo video ti spiego come ottenere Bitcoin gratis senza che tu debba comprarne oppure investire dei soldi. Ciao, sono Michael e benvenuto in questo nuovo video. Prima di iniziare, un bel pollicione per supportare il video con l'algoritmo di YouTube. Il primo punto per ottenere Bitcoin gratis è molto semplice, si tratta del cashback. Immagina di acquistare qualcosa che costa 100 euro ma ha il 5% di cashback. Significa che noi stiamo pagando 100 euro per un prodotto o servizio che sia, ma otteniamo indietro poi 5 euro in Bitcoin. In questo caso, senza far nulla, solo comprando quella cosa che magari ci serviva o che poi vogliamo rivendere, abbiamo ottenuto gratis 5 euro di Bitcoin. Come facciamo a fare questa cosa qui? Ci sono dei servizi apposta che forniscono cashback in cripto. Il primo di cui voglio parlarti è BitCashback. La primissima chicca che voglio darti, che trovi nel link in descrizione, ti regala 2 euro gratis. Infatti, solo registrandoti a BitCashback puoi avere 2 euro gratis in Bitcoin. Quindi pensa che fortuna, solo guardando questo video senza aver fatto null'altro, hai già i tuoi primi Bitcoin gratis, 2 euro. Su BitCashback ci sono più di 600 negozi convenzionati che avranno una percentuale di cashback sui tuoi acquisti. Quindi tu devi semplicemente passare tramite loro, arrivare sul negozio in cui vuoi acquistare. Ad esempio, ce l'ho qui sotto, il primo su cui mi cade l'occhio, 1 euro, 2,10% di sconto su foto e gadget. Noi, acquistando su 1 euro, passando tramite BitCashback, quindi col nostro account con cui ci siamo registrati, così che poi abbiamo il cashback nel nostro wallet di Bitcoin che abbiamo con BitCashback. La cosa figa è che ovviamente il cashback è in Bitcoin, quindi non stare a pensare, ah ok, prendo su 100 euro, sparo un esempio, 5%, 5 euro di Bitcoin. Pensala nel lungo termine. Se come me credi che nel lungo termine Bitcoin avrà un valore sempre più alto, non convertirli magari in euro, tieni i tuoi soldi in Bitcoin. Un altro servizio che voglio consigliarti per quanto riguarda il cashback è Pay. Anche in questo caso trovi il link in descrizione. Anche qui funziona praticamente allo stesso modo. Con il link in descrizione hai 5 dollari bonus e poi puoi usare una percentuale di cashback sui negozi. Quindi magari ci sono negozi diversi da BitCashback oppure ci sono gli stessi con percentuali minori o maggiori. Poi vedi te. Ovviamente per tutte le cose che ti andrò a consigliare in questo video ti lascio il link in descrizione. E su entrambi i siti, più altri siti che magari ci sono in giro che al momento non conosco, quindi se li conosci per siti di cashback in Bitcoin fammi sapere poi nei commenti, puoi usare il doppio cashback, come fare con la carta di crypto.com. La carta di crypto.com dà fissa il 2% di cashback se chiedi la carta rossa, che è quella che ho io. E con il link in descrizione su crypto.com puoi avere 25 dollari gratis quando richiedi la carta rossa o superiore. Più il livello della carta è superiore, più la percentuale di cashback è maggiore. Quindi, ad esempio, se io pago con la carta di crypto.com che mi dà il 2% di cashback, ricevo il cashback in applicazione del 2% in CRO, la criptovaluta di crypto.com, posso convertirla tranquillamente in Bitcoin, altre cripto, euro, quello che voglio. E in più, passando tramite un sito come BitCashback, in cui abbiamo il cashback in Bitcoin, vado ad acquistare e lì poi mi entrano altri Bitcoin. Quindi consiglio sempre di sfruttare il doppio cashback. Voglio fare anche una piccola parentesi per proprio ingigantirla: possiamo utilizzare addirittura il triplo cashback. Ma che cosa stai dicendo? Bene, puoi usare una carta come Curve. Curve è un contenitore di carte. Io quello che faccio è uso Curve, dentro Curve ho la carta di crypto.com e poi vado su BitCashback. C'è un casino, ma in realtà è più semplice di quanto sembri. Ottengo il cashback su Curve perché ho utilizzato Curve per pagare. Ottengo il cashback su crypto.com perché dentro a Curve ho utilizzato crypto.com. E ottengo il cashback su BitCashback perché appunto sono passato dal loro sito. Quindi triplo cashback. Ho fatto per esempio il mio acquisto di 100 euro, al posto che avere semplicemente, sparo una cifra, 5% di cashback, quindi 5 euro, magari sono arrivato a 7, 8, 10 euro per la stessa transazione, utilizzando il triplo cashback. Veramente ragazzi, sembra un casino, ma fidatevi, è semplicissimo, altrimenti potete comunque usufruire del cashback diretto, semplice, con BitCashback, Pay, tranquillo, senza usare le carte. Punto numero 2, ottieni interessi sui tuoi Bitcoin. Come faccio? Ma che cosa stai dicendo? Bene, i tuoi Bitcoin si muovono ogni giorno, salgono, scendono di prezzo. Puoi controllarlo sull'applicazione in cui hai comprato Bitcoin o sull'hard wallet o dove ce li hai. Esistono dei servizi come BlockFi, CryptoEarn di crypto.com e molti altri in cui puoi mettere a lavorare i tuoi Bitcoin e guadagnare su di essi. Quindi
I tuoi bitcoin ce li hai, comunque rimangono lì, continuano a salire e a scendere in base alle fluttuazioni giornaliere e non, e ottieni anche degli interessi esterni, come se fossero dei dividendi delle azioni. Ti faccio un paio di esempi. BlockFi, io vado a depositare bitcoin nel mio account di interesse. I bitcoin che ho depositato vanno ad aumentare del loro valore, oltre a quello che già aumentano o scendono, del 4% l'anno. Quindi io, oltre ad avere i miei bitcoin, facciamo l'esempio chiaro, ho un bitcoin, ottengo il 4% sul mio bitcoin esterno, oltre a questo, perché si tratta di interesse. Un altro servizio che puoi usare ovviamente è CryptoEarn di Crypto.com. Qui è un po' più complicato perché ci sono percentuali diverse in base a quello che decidi di fare. Puoi lasciare i tuoi bitcoin flessibili, quindi li puoi prendere quando vuoi, ogni secondo puoi prenderli, oppure puoi bloccarli per un mese, per 3 mesi. Ovviamente più tempo li blocchi, più la percentuale di interesse in questo caso aumenta. E poi varia in base anche ai CRO, ovvero la criptovaluta di Crypto.com che hai in stake. Questo spesso varia anche dalla carta di Crypto.com che scegli. Se scegli la carta rossa, al momento sono semplicemente 350 euro in CRO bloccati per 6 mesi. Bene, facendo i calcoli per chi ha messo tutto al minimo, flessibile, bitcoin, 1,5% annuo di interesse, senza fare nulla, ti crescono dell'1,5% che ti entrano in portafoglio. Bloccati per un mese, 3% annuo. Bloccati per 3 mesi, 4,5% annuo, quindi non ha fatto male. Ovviamente se vuoi usare BlockFi o Crypto.com, ti lascio il link in descrizione. Terzo punto, mining di bitcoin. Puoi guadagnare bitcoin gratis minando, ma devo investire soldi perché magari non hai apparecchiatura. In questo caso sì, ma molte persone hanno un computer vecchio in casa che non utilizzano più. Tante persone invece utilizzano questo computer vecchio per minare bitcoin. Lo lasciano lì piuttosto che lasciarlo a prendere polvere, lo utilizzano per minare bitcoin. Tanto è semplicissimo col computer di casa. Può non convenire, ma se è un computer comunque da buttare, magari ci fa quei 40-50 euro al mese o anche un po' meno. Comunque non pensarla in ottica di euro al momento, pensala in ottica di bitcoin al futuro. Stavo facendo un calcolo, minare anche solo un euro di bitcoin, quindi dal nulla generarlo, sono 0,000034 bitcoin. Per qualsivoglia motivo, in futuro, se mai dovesse arrivare bitcoin a 1 miliardo di dollari, che è una cifra fuori di testa, ma secondo alcune stime dicono che tra 50 anni magari arriverà, noi non possiamo minimamente sapere una cosa del genere, significa che tu, da quell'euro che hai minato, avrai 34.000 euro. Quindi immagina minare anche semplicemente 50, 30, 20 euro al mese, che cosa possono essere in futuro. Quarto punto, forse uno di quelli che mi piace di meno tra tutti questi, stiamo parlando dei sondaggi che ti pagano in bitcoin. Io ho già fatto un video in cui parlo dei sondaggi che fanno guadagnare, personalmente non mi sono piaciuti, ma ci sono alcune persone che utilizzano i sondaggi per guadagnare e riescono a farsi magari qualche euro extra, però per farlo in bitcoin sicuramente è più conveniente personalmente rispetto agli euro, visto che in futuro ho una stima di crescita grande per bitcoin. Utilizzando un sito come Timebucks, che ti lascio ovviamente il link in descrizione, puoi guadagnare bitcoin facendo sondaggi, scaricando applicazioni, guardando pubblicità dei video, interagendo con dei video, quindi magari mettendo mi piace, commentando, vendendo su quel sito i tuoi servizi che le persone poi andranno a sponsorizzare. Magari vuoi mettere una pubblicità che le persone devono guardare, in cambio gli paghi in bitcoin una piccola percentuale, farà tutto il sito. Ti lascio ovviamente il link in descrizione, vai a vedertelo, è un punto che può essere molto interessante. E il quinto punto, forse uno dei miei preferiti, visto che sono riuscito a generare decine di migliaia di euro solo quest'anno, l'affiliate marketing, però in cripto. L'affiliate marketing è una cosa che adoro, la utilizzo sempre grazie anche ai miei canali social, perché posso promuovere dei servizi che utilizzo e guadagnare una piccola percentuale. Per esempio, Coinbase magari non mi vuole pagare una sponsorizzata sul mio canale perché magari investe soldi in altro, però dà la possibilità a tutti di invitare amici, invitare persone, e entrambi hanno un bonus. Io guadagno 10 dollari se ti invito e anche tu guadagni 10 dollari se scarichi Coinbase con il link che ti lascio in descrizione dopo che avrai comprato 100 dollari di cripto. C'è anche l'esempio di BlockFi: se tu vai a depositare soldi su BlockFi nel conto a interesse, io poi vado a guadagnare magari una percentuale in soldi che mi dà BlockFi. Ci sono tantissimi metodi di affiliate marketing, quasi tutto, magari tutti i link che trovi in descrizione nei miei video e anche di tantissimi altri youtuber, nei vari blog, ovunque, probabilmente utilizzano l'affiliate marketing. Anche quando una persona ti consiglia di acquistare qualcosa su Amazon, ti manda il link,
Anche in quel caso si tratta di affiliate marketing, è un mondo veramente gigante. Tra questi 5 metodi per ottenere Bitcoin gratis, fammi sapere nei commenti qual è il tuo preferito. Ci sono anche altri metodi, magari ti lascio un link nelle schede, in cui parlavo ad esempio degli airdrop crypto, in cui puoi ottenere delle crypto, anche se in questo video si parlava proprio di Bitcoin. Per oggi è tutto, distruggi il tasto di mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube. Se vuoi aiutare il canale a crescere mi farebbe molto piacere, iscriviti se ancora non l'hai fatto e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!